Un'emergenza strutturale è quella con la quale lo sport salernitano è costretto da sempre a fare i conti. Un ritornello che si ascolta da anni: manca un palazzetto dello sport, senza che però intervenga qualcuno, qualcosa a cambiare spartito. Tante, troppe le occasioni perse, tante quelle che ancora si perderanno fino a quando non succederà qualcosa di epocale. Anche per questo un gruppo di sportivi ha deciso di scendere in campo in prima persona per tentare di risolvere l'annosa questione. SOS Sport Salerno è soltanto l'ultima iniziativa in tale direzione, si spera anche quella della svolta. E quindi noi abbiamo previsto una serie di iniziative, tra cui una petizione da rivolgere alle amministrazioni, un'attività di raccolta fondi, crowdfunding come si dice, come si usa dire ora, e di stimolo. Quindi il nostro obiettivo è quello di stimolare una programmazione. Cioè noi in questo periodo tutta la discussione sull'attività sportiva si è svolta in riferimento ai sediolini della Rechi. È una prospettiva che noi vogliamo ribaltare, passare dai sediolini alle palestre, all'attività concreta. E quindi chiediamo al Comune un salto di qualità, al Comune, alla Provincia un salto di qualità. Ci rendiamo conto che è difficile perché ci sono dei limiti finanziari. Però abbiamo l'esigenza di programmare, voglio dire, l'esempio di Eboli col Palasele, che è diventato un elemento di riferimento per esempio della musica, è indicativo di quello che può essere un palazzetto. Però ci sono anche strutture di supporto che mancano. Cioè io vorrei ricordare, forse chi se lo ricordare, il progetto Globus, che doveva sorgere, adesso ci stanno costruendo dei palazzi a Torrione, che era una risposta a questo tipo di esigenze. Non c'è stata più programmazione. C'è per esempio l'equivoco sulla palestra Senatore e su Vestuti. Se non si abbatte va rivista, perché la palestra è importantissima, perché è al centro della città, è un richiamo importante per chi vuole fare pratica. Basta aprire quella porta e avremo dei praticanti, soprattutto a livello di ragazzi. Poi c'è la questione dello sport agonistico di vertice. In questo momento abbiamo visto la palla a mano che ha vinto il campionato, abbiamo la Virtus Reghi che è vicina alle finali per la promozione in A2. Promozione in A2 che significa per la città di Salerno un grande salto di qualità, ma l'impossibilità di giocarci. Se voi avete la pazienza di andare sul sito della Federazione Pallacanestro e andate a vedere quelle che sono, loro si chiamano le disposizioni nazionali per i campionati nazionali, vedrete che quello che si richiede per giocare in A2 a Salerno non c'è.